Questa è una Smart del 2001, doveva essere rottamata, mi è stata regalata da un privato tramite un amico che ha comprato una macchina nuova, non sapeva più che farsene di questa Smart e ha deciso di regalarmela. Per cui io inizierò questa ristrutturazione totale, verniciando tutta la macchina, rimettendo a posto il motore. Allora, la Smart presenta i seguenti difetti. Questa parte di carrozzeria, questo sportello, è completamente spaccato. Da qua a qua, quindi o va sostituito o va spaccato. Gli interni sono decrepiti, completamente andati, le guarnizioni mangiate dai topi. Come potete vedere, è veramente dirty, nasty. Non c'è una parte decente. Io vorrei anche rifoderare i sedili in pelle, capirò il colore. Questa parte è veramente carta vetrata, male, malissimo. Qui idem, spaccato il passaruota, spaccato il paraurti, manca il parafango, cofano spaccato, cofano spaccato. Il motore è a pezzi, non riesce neanche a sorpassare i 90 km orari, e i fari sono gialli. La scritta Passion, anch'essa è una carta vetrata con una grana 2,40. Madre. Che fare? La ristrutturo? La rivernicio? Se sì, che colore fare? Consigliatemi anche voi. Cerchi in buono stato, gomme in buono stato. Ecco, qui c'è una bella sgrugnata, ma li posso riverniciare anche loro. Bel lavoro, anche lungo, va rifatta tutta. Vediamo, va bene. Dicono di usare la clay bar quando serve. In questo caso serve.
Buongiorno, buongiorno, sono stato adesso lo sfascia carrozze dell'Olimpica. Colpo di fortuna, ho trovato insieme a mio figlio Nanni il paraurti, i fianchetti Fender destro e sinistro, lo sportello. Ho comprato tutta roba nuova che è di colore nero ma vernice ero blu. E ho anche fatto, diciamo, un restyling dei faretti, di quelli dal modello dal 2001 al 2003-2004. Saluta Nanni! Abbiamo caricato tutto in macchina, abbiamo avuto una botta di fortuna perché questo sfascia carrozze, diciamo, chiude domani, poi vanno in ferie, siamo a metà agosto e si comincia a lavorare.
La rimozione degli adesivi è stata effettuata con 3 grane, dalla 120 alla 320, intermedio alla 240, ed è venuto bene. Invece nella fase successiva, eccola qui, questa esattamente questa qui, c'è la carteggiatura dell'1.8 posteriore. E qui va fatto 500, poi 800, 1200 bagnata, 2000, 3000, 6000 compound polish dentro e fuori, poi si passa al trasparente, tornano come nuovi. In questo primo video vedremo la carteggiatura da 500 a mano e 800 con platorello. Nei prossimi video invece vedremo come si termina il lavoro dell'1.8. Queste sono le ultime immagini del primo video, rimozione paraurti e nulla, qui c'è un amico che mi è venuto a trovare che sta bevendo una birra mentre io con il plastic spot riparo la carrozzeria in plastica del baule posteriore. Ok, ci vediamo nel prossimo episodio.